Every time we set up the technique, we brought you a little present. The general unemployment rate is 5.3%.
But also there, it's a little bit whitewashing the statistics. The students are not counted. People who do an internship are not counted. Also, people who go to school or something like this, who learn a job in a school, not in a dual system in Germany, are also not counted as unemployed, even though they don't get paid for it and they don't have any money. And if you look at the total numbers per region, you might think, oh, what's going on in Northern Australia? There's so many unemployed young people there. But it's no wonder, because it's like the biggest population in Germany. But if you skip to the next page, you can see the quotes per region. And you can see that in the top seven worst regions, so the region with the highest unemployment rate in the EU, the six of the seven are the new countries in Germany, the new regions, the former Eastern German regions. And so you can see there's a big difference between the former Federal Republic of Germany and the former German Democratic Republic. The situation of the EU in the Eastern Germany is much worse than Western Germany. And you also, one thing is like the rise of the right-wing parties is, in these regions where there's big youth unemployment and big unemployment in general. Okay. And yeah, here you can compare again the quotes of Germany in general. It comes out that more than 80,000 people, young people, did not find an apprentice position who were interested in one, but on the other hand, more than 40,000 positions are stay vacant. That's on the one hand because they are in regions which are not attractive for like for young people, for example, maybe Vorpommern, which is in the northeast, and nobody wants to go there, there's nothing to do there. And also many jobs or many positions stay vacant in jobs with bad working conditions, such as catering trade, such as hotel business, or also hairdressers. So we have. Please go back. And you can also see that the placement rate is 64.7%, which means those people who officially registered as interested in an apprenticeship position, only 64.7% of them actually start an apprenticeship in the dual system, which on the one hand has to do with that some people go to university, most of the times it's women who tend to go to university, and on the other hand, some of the people who want to do an apprenticeship don't go into the dual system, but go into the scholar system of apprenticeships, which means that the biggest part of the scholar system is the care sector. So many people who want to go into the care sector go to school then and don't have a paid apprenticeship. Yeah, so it seems also to be an agenda issue. For everyone working at, for students too, then we want the children basic security for people who are not from work, for children from workers' families, so they can have access to tutoring, and because they don't have parents that have an academical background. Then we want a permanent employment after finishing your apprenticeship, because not everyone is getting a job after finishing. Then we want guaranteed apprenticeship for everyone. So as Martin said, there are enough, but not everyone can have one. So because they're in other stages, they don't want to. And there are many people who have problems because they have a lower gratitude, and the companies take the ones who have a high school graduate. Yeah, and at the end, we heard the other presentations, people talking about what strategy should we choose as left. And yeah, we thought about it, and as stated in the introduction, which introduced our organizations, we work with children and young people, we work with children's groups and young people, we organize on the local level, and we think that's
that's a strategy for the lab to do. So like organize people on a local level, make people experience solidarity, make people experience that another world is possible because another world is necessary. And I think that's the, or we think that's the right strategy for us. Thank you very much for the invitation. Slide there was written not party affiliated but not apolitical, which is exactly what Betty Rossi is about, so we feel very close to your philosophy somehow. And now it's Podemos turn. Marco, can you tell us something about what is happening around you? Yeah, I mean, now that you are here, you can also whatever you want. Well, first of all, thank you very much for the people that organized this event and for inviting me and inviting Podemos. I wrote something in English because I'm not used to talking English, so sorry for this. The scandal of Jews in Italy and precariousness, unemployment, immigration, maybe because more or less we have the same scenario in all the big countries, no? In all the, I mean, in the southern Europe countries. So I'm not going to repeat again all the story. So I thought that in this Betty Rossi context, as a youth cultural and political initiative searching to mobilize young people, I thought that giving you some notes about the organized and collective responses of young Spanish people to this scandal will be surely more interesting for everybody. So for that, I will give you some ideas about two political objects that appeared in Spain between 2011 and 2014, and that had youth, young people, in their center as important irradiators and articulators of political mobilization. These two objects determine definitely the shifting political scenario of Spain. These objects are the first one, Juventud Sin Futuro Movement, if I introduce that in English, is Youth Without Future Movement, Movimiento Juventud Sin Futuro, and his role and his link with the Indignados movement, the Occupy Square of Spain. And the second actor is Podemos and his relation with the Indignados movement. It would be also interesting to add a third political object, that is the Catalan nationalistic movement that that had also an important role, the social movements and especially the young social movements. But we can talk about that in another moment because it's not this, I'm not going to have time for that. These actors, I mean these two actors, Podemos and the Juventud Sin Futuro movement, doesn't appear from nothing, no? It's some kind of combination between long-term work and organization and spontaneous indignation. It's just a lot of people working and a moment of indignation and spontaneous that combines, no? Talking about Juventud Sin Futuro and Indignados movement, I think that there is always an idealization in the way we see and understand the Occupy Squares movements as a kind of a spontaneous emancipatory explosion of indignation. That's true, but it's not all the truth. In the two Occupy Square movements that I had the opportunity to participate, the Indignados occupation of Plaza del Sol in Madrid in 2011
and the French New Debut Occupation of Place de la République 2016. The coordination and organization of social movements was key, and especially of youth movements. In the French case, we had On Vomier Que Ça, We Are Better Than That. It was a young movement of students and focusing the question of young problems that organized it a lot. And in the case of Spain and with Indignados, it was Juventus in Futuro. Both social movements focus on the problems of young generation, both using the streets and above all social media. YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp, creating videos, creating bloggers. There was a lot of presence in the internet because right now young people socialize a lot in this kind of spaces. Without work, without retirement, without fear, recovering our future, this is just the beginning. That was the motto, the slogan of Juventus in Futuro that started in 2011, a few months before the Indignados Occupy Square movement. In 2011, young people were facing with perplexity and fear to the profound processes of social change that affect almost all aspects of their lives, education, work, relationship with others. Some processes of change that have led, thanks to the development of neoliberal policies, the destruction of the model of integration of the new generations that predominates in welfare capitalism, with the known consequence in the form of uncertainty and vital insecurity. It is precisely here, in the cross of great processes of change and personal experience of young people, where the cultural struggle for the narrative of what had happened in their lives become crucial. Juventus in Futuro arrives to dispute the neoliberal individualizing discourse and point out that the problem of truncated dreams and broken expectations was not something that happened to one young person. Parties marked the discourse and the practices of Indignados movement. Non-partisanship focusing the basic problems of everyday life related with health, work, housing, breaking this classic rhetoric and symbols of the left. Also, it was very important to fight the language. No? Indignados arrived to be clearly, finally, a transversal movement. To give you an idea, during the mobilizations of the Indignados movement, there was like 17 or 18% of the people that sympathized with the mobilized people in the square. That's a lot of people. That doesn't mean that there were 80% of Spaniards who sympathized with the left or with the signifiers of the left. That means that 80% of Spaniards sympathize and they get identified as the people from below against the disarticulation of welfare state, against corruption, incompetence, against the resignation of seeing their future of youth condemned to emigration, precariousness, poverty. But here comes the powerless dimension. After the Indignados movement, the Partido Popular, the right-wing party, won the election with an absolute majority. Here there is some kind of contradiction between what was happening in the street and then the translation in the elections. From 2011 to 2030, the social movements proliferate. There were huge social movements very focused in different problems, health, immigration, schools. Juventud Sin Futuro was very active, and even after they created another movement called Marea Granate, that was a movement only focused in immigration, and they had presence in all the biggest cities of Europe, where you can find young Spanish immigrants. But this complex scenario posed two fundamental problems. The first one, the strength of the state apparatus ensured that no catastrophic eruption of protest could stop the policies of empire in impoverishment and reverse the process of plundering the country and its inhabitants. Second problem, with the social crisis, with the crisis of legitimacy,
The other crucial element of the, with the crisis, economic crisis, there was another crisis. The other crucial element of the moment is the expansion of an inorganic discontent, transversal, and not expressed in the codes of traditional political identities. In the middle of a civil society disorganized and a break of the community ties and decades of declining values of social cooperation since centuries. No? The European elections of 25 May 2014 in Spain, which saw the emergence of Podemos, took place in a context of serious social and democratic crisis. On the one hand, the adjustments policies imposed first by the socialist government and then by the rule of law caused a massive impoverishment and increase in inequalities and dispossession of the social majorities in favor of a greater concentration of income and power in the hands of the oligarchy. At the same time, the capacity of elites to generate consensus is eroded, and what some people call democratic disaffection is in fact a divorce between citizenships and their representatives, the latter being seen as a closed group working for his own interests and not for those of the people. Precisely, the best known slogan of the Indignados movement was "No nos representan," they don't represent us. The Indignados movement gave the political axis and vocabulary of the new political actor that was going to shock the political scenario. And the majority of the new political heads of Podemos were in fact young people that learned through the experience of Juventus in Futuro. There is a lot of guys in the head of Podemos that come from these movements and Indignados experience. Even there is a lot of young people that is working now in Podemos or in social movements that they never heard about Carrillo, Lenin or Togliatti, but they get politicized through this experience that they are immediately experienced the work, the problem of the health and all. Cultural struggle was a key factor for Podemos. There was a huge difficulty to dispose the electoral scene for radical left parties. Let's put aside radical and keep left. The problem is that the game was rigged because the classical left-right topography of Spanish bipartidism, which served as a pole of political orientation to which the citizens could easily identify, relegated us to a marginal position of extremist left according to the liberal imaginary. That is nowadays hegemonic. Is this trapped left-right composition is the common sense of the majority of the people that is the main problem that we face in that moment. Faced with this problem, Podemos refused to be assigned to any place. The political axis was proposed as the antagonist between those from below, the vast majority hit by the crisis and austerity, and those from above. Therefore, Podemos initiative was proposed as an instrument of popular and citizen union. Other key element of Podemos is continuing in his own structures some elements of the organizational logics of Indignados movement. The basis of Podemos are organized in what is called círculos that not ask for militant cards, and they are organized territorially. There are neighborhoods circulos in cities, and also there are circulos, thematical circles. The regions of Spain and the principal cities are with Podemos. And if we attend to the subject we are discussing today, namely youth and crisis, there is also a huge generational fracture. In voters between 18 and 44 years, Podemos is in the head. But then with people with more than 44 years, Podemos is in a very bad situation. Some once qualified it as a truly generational struggle between old and rural voters and young and urban voters. In conclusion, politicizing youth scandalo, the problems of youth, through the articulation of everyday immediate problems and fears of young people in a larger counter-discursive discourse facing the individualizing logics of neoliberalism,
play a central role in the shift of Spanish political scenario. Thank you very much. La consapevolezza è che ci troviamo in un periodo profondamente drammatico sia da un punto di vista economico che culturale. Quando in Europa ancora la crescita economica non aveva riguardato la maggior parte della popolazione, c'erano forze politiche dotate di un trascinamento ideologico e di una presa sociale notevole che costituirono il presupposto per affinché il benessere sociale potesse poi diffondersi. Anche in altri tempi, le forze, ora parlo dell'Italia, ma anche l'Europa in generale, le forze a disposizione del paese erano tutt'altro, erano diverse, cioè era una predisposizione verso politiche economiche keynesiane, pubbliche, che sarebbero riuscite poi a produrre quel periodo di prosperità che si è verificato dopo la seconda guerra mondiale e nel trentennio successivo. Al giorno d'oggi invece mancano entrambi gli elementi. C'è il giornale noto quotidiano Repubblica, ha pubblicato pochi giorni fa uno studio riguardante le passioni dei giovani, riguardante il grado di coinvolgimento della popolazione più giovane italiana rispetto alle problematiche politiche ma anche esistenziali. E ciò che è venuto fuori è che rispetto alle generazioni precedenti, la generazione che oggi ha tra i 15 e i 25 anni è molto meno influenzata da ideologie, ma soprattutto è meno dotata di ideali, è meno attaccata a tutti quelli che possono essere ritenuti i valori fondamentali della vita di una persona. È venuto fuori un minore attaccamento ai valori della famiglia, alla religione, agli ideali politici. Quindi complessivamente diciamo ciò che viene fuori è un impoverimento culturale della vita valoriale delle persone. Ciò che invece, il dato che invece aumenta rispetto alle generazioni precedenti è la fiducia verso, verso l'Europa, verso un mondo globalizzato, parlo tra i 15 e i 25 anni, perché dopo la situazione cambia anche in maniera drastica. E poi soprattutto la consacrazione, la sacralizzazione dell'obiettivo del successo, anche a discapito del contesto amicale, del contesto sentimentale, del contesto familiare. Quindi il successo e un mondo senza appartenenza, un mondo globalizzato, sono i due fari unici che rimangono a guidare, diciamo, la crescita valoriale dei più giovani. Questo è abbastanza drammatico, perché quando poi anche questi giovani, anche studenti, giovani lavoratori crescono, si incontrano una serie di incoscienti delusioni. Forse appunto non è così inspiegabile il fatto che dai 25 ai 35 già la fiducia verso il mondo globalizzato, il mondo che ti offre tutte le opportunità di successo, di carriera, così come impartisce la propaganda liberista, tutte queste illusioni crollano, si scontrano contro la realtà, ed è una realtà talmente deludente che produce un effetto contrario. Quindi si sviluppano invece pulsioni pericolose, pulsioni anche rabbiose, e ciò corrisponde alle due grandi risposte politiche, ma io penso pre-politiche, soprattutto emotive, che dilagano non solo tra i giovani, ma in tutta la società. Oppure due risposte entrambe estremiste, una risposta
che si affida completamente alla favola del pensiero liberista e quindi che accetta in toto la crudeltà di quel pensiero. Chi ce la fa, ce la fa. È bravo, intelligente, furbo, è meritocratico, si merita la ricchezza, personale, successo. Chi non ce la fa e se l'è meritato, non è riuscito a sfondare, non è riuscito a mettere in difficoltà chi era accanto a lui per poterlo superare. O viene accettata, e ovviamente all'interno di questa visione il mondo è irriformabile, c'è una sola visione, e anche questo è un pensiero totalitario. C'è una sola, un solo modo di declinare la realtà e di interpretare il cambiamento, che è il cambiamento ovviamente del mercato, guidato dalla finanza, del successo, dell'egoismo e dell'opportunismo. O c'è questa visione, che io ripeto, una visione estremista, oppure c'è un'altra visione, che ne è stato parlato anche precedentemente, rifiutando e sentendosi esclusa, si rifugge verso un messaggio di destra, della destra peggiore, della destra nazionalista, in parte sociale, ma che anima gli istinti più brutali. E questo, purtroppo, grazie a questo, vediamo risorgere anche forze che solo pochi anni fa sembravano del tutto marginalizzate nello scenario politico. Quindi anche la difficoltà per noi giovani, che pure siamo appassionati di politica e ci rendiamo conto che senza la passione politica o comunque l'interesse per il collettivo, per la comunità in cui viviamo, senza questo interesse non è possibile rimanere in una situazione, diciamo, positiva. Pure per noi è difficile comunicare con dei coetanei che invece non riescono a individuare un compromesso anche di mediazione, diciamo così, di ricerca intellettuale per questi due estremismi. Spesso quando riesce a risvegliare la coscienza di un giovane, a svegliarlo dal torpore, diciamo, liberista, da questa favola, quando riesce a svegliarlo non riesce a trattenere quel giovane all'interno della ragionevolezza. Spesso il risveglio è talmente brusco che si affida, che prevalgono gli istinti, si affida a dei messaggi molto forti, sia di destra, ma a volte anche di ribellismo, che non riesce però a costruire un'alternativa, ribellismo fino a se stesso. Quindi viene alla mente anche un po', in questa giornata siamo a fine, un po' di letteratura sulle triangolazioni, diciamo, anche amorose, a differenza della geometria, dove il triangolo, diciamo, è una figura molto solida. Nelle relazioni interpersonali spesso la triangolarità è sintomo di instabilità, e noi viviamo all'interno di questa triangolarità, persino nell'aspetto politico. Molti teorizzano che viviamo dentro un tripolarismo, tre poli, ma ciò che emerge col passare dei pochi anni è invece la riduzione progressiva da un neotripolarismo a velocemente un nuovo bipolarismo. E qual è il terzo polo, il terzo elemento, diciamo, la terza persona anche della triangolazione interpersonale che viene sconfitta, che viene espulsa dalla relazione? Non è né la destra liberista né la destra nazionalista. Il polo che soffre e che rischia di scomparsa è il polo della sinistra. Quindi la tripolarizzazione politica, allora faccio salto continuamente da esempi politici a esempi delle relazioni interpersonali, proprio perché penso che in questo momento storico, mai come adesso, esista questa commutazione che lega l'aspetto emotivo con quello politico. Mai come adesso, appunto, è la sinistra in pericolo di esistenza, e quindi il permanere di un aspetto tripolare è per la sinistra una condanna a morte. Noi dovremmo innanzitutto liberarci
da dal tripolarismo, combattere il tripolarismo, avendo presente che abbiamo davanti una schiera, un continuum di destra nelle sue varie sfaccettature, ma che si alimentano l'un con l'altro, ma che costituiscono un unico fronte di destra. Prima noi ci liberiamo, mi fanno cenno di chiudere, sono solo lì. Allora, prima ci liberiamo di questa paura, della paura della destra, e prima non riusciamo a sconfiggerla. Vuoi dire, per collegarmi al discorso seguente, la generazione, la classe dirigente, quella della sinistra attuale, ereditiera di molte sconfitte, molto comprensibilmente ha un'enorme paura dell'avanzata delle destre nazionaliste, molto comprensibilmente. Però è quella paura che porta questa classe dirigente a sbagliare. Se noi vogliamo sconfiggere quelle destre, non dobbiamo avere paura di loro. Sembra quasi una tautologia, un discorso banale, ma quando dobbiamo tradurre scelte politiche anche in composizione di alleanze, questo discorso, poi dopo certe certezze cadono velocemente. Il modo migliore per combattere l'anti-establishment che proviene da destra è cercare di trattenere i voti, ma soprattutto l'animosità di quei cittadini che ormai si sentono anti-establishment, molti non la nomineranno in questo modo, però comunque che appartengono a quella parte della società che ormai è animata da un'appartenenza antisistemica. Noi riusciremo a trattenere a sinistra quella parte di società solamente se interpreteremo il nostro ruolo davanti alla prevaricazione totale dell'estremismo liberista, porci come forza antisistema, antisistema di quel sistema, non antisistema per antonomasia in generale, sempre e comunque. Il nemico principale per combattere i nazionalisti è il pensiero liberista. Questo è stato anche accennato dai nostri ospiti stranieri, però veramente il neoliberismo rappresenta il nostro nemico principale e lo rappresenta soprattutto, purtroppo questo è un mio pensiero, all'interno della nostra amatissima Europa. Ci è stato raccontato che il pericolo che viene dall'esterno, da fuori dall'Europa, da un mondo globalizzato, che la Cina, l'India, i paesi emergenti, che quindi mettono in discussione la qualità della nostra vita. In parte è stato così, perché la globalizzazione è stata interpretata, è stata istituzionalizzata una globalizzazione di stampo liberista, ma il mondo cambia velocemente, la Cina sta tentando di sfidare gli Stati Uniti sotto il profilo della leadership, addirittura valutare, quindi di sostituire il dollaro con o un paniere di altre monete o addirittura con il renminbi, con lo yuan. Questo cosa significa? Significa per la Cina, da un punto di vista economico, trasformarsi da cognome. Quindi c'è una forma di controllo e il problema è che questo controllo non è né individuato né ovviamente a un tipo di organizzazione di stampo democratico. Questi paesi hanno cominciato a porsi il problema della loro sovranità monetaria e a vietare nei loro mercati la moneta Bitcoin. L'ha fatto la Cina, si è prestigata a fare la Russia. Ovviamente queste non sono democrazie, però alcune domande che riguardano anche noi se le pongono. Mi ha colpito molto il discorso di Xi Jinping, una questione voluta, appunto perché le politiche dell'austerity, della Merkel, di Renzi, quando si parla del lavoro e la ripresa, una piccola ripresa che c'è, però un abbassamento comunque dei redditi, perché se facciamo pari a 100 il livello dei redditi in Italia da 2008 a oggi, siamo a 94, quindi questa piccola ripresa a fronte dei redditi che sono calati, dove è andata a finire la ricchezza aggiuntiva? È andata ovviamente da un'altra parte, se l'è presa la rendita. Quindi siamo davanti a un impoverimento voluto.
non solo di stampo economico ma anche demografico. Pagine di storia che pensavamo superate. Io penso che il dato più importante in Spagna, quello che sta succedendo in Catalogna, non sia il ritorno al separatismo, ma sia un revanchismo similfranchista da parte del governo di Madrid. So che tra di noi ci sono anche opinioni diverse tra questo, ma sicuramente è mancato il dialogo tra quelle due fazioni. E scolpisce anche l'assenza dell'Unione Europea, che fa di tutto per non porsi come mediatrice. Però se i conflitti si lasciano scoppiare, si lasciano indurirsi, poi è sempre più difficile illudersi di contenerli a livello nazionale della Spagna. È un problema europeo, sono come tanti altri sono problemi europei che dobbiamo affrontare. Quindi questo impoverimento voluto, ecco, penso che necessiti di un riscatto, che la classe dirigente attuale della sinistra, che ha cominciato ad accorgersi, c'è bisogno di discostarsi dalle politiche degli ultimi anni, tuttavia è stata troppo soggetta all'influenza trentennale del pensiero neoliberista, e quindi che ha bisogno di uno stato in avanti anche di una nuova generazione. Il nostro è uno spazio piccolo, perché come vi dicevo non tutti i giovani condividono la nostra passione, la nostra ricerca, e anche noi stessi, che pure siamo così curiosi e così desiderosi di dare una mano, non abbiamo tutti gli strumenti per poter affrontare la situazione. È molto importante, è molto necessario il lavoro di intergenerazionale che ci rendiamo conto abbiamo bisogno di mettere in campo, e anche su questo ringrazio molto la collaborazione di Valdo Spini con la nostra associazione di Petrio. Lo ringrazio molto perché veramente è una realtà nello scenario politico. Che dire? Penso quindi che il mondo abbia bisogno di una nuova sinistra, che questa nuova sinistra si rende conto che deve elaborare un'evoluzione, ma che quell'evoluzione la possiamo dare noi, e che quindi la nuova sinistra ha bisogno di associazioni come i Petti Rossi e come le associazioni giovanili degli altri ragazzi che abbiamo sentito qui stasera. Quindi ci aspetta una grande sfida, veramente lunga, decennale, più che decennale, ma bisogna, per fare un buon lavoro, bisogna cominciare buoni lavori in maniera seria, e penso come abbiamo fatto qui oggi noi. Grazie. Anzi, per aver resistito fino ad ora, ringrazio i nostri ospiti stranieri. Domani mattina si inizia alle 9:30 puntuali, per cui adesso appena sentiremo le conclusioni di Valdo, ovviamente, e subito dopo siete liberi, insomma, di andare a divertirvi, ma domani mattina alle 9:30 puntuali ci troviamo qui. Grazie. Buonasera, liberi, ci vediamo qui. Very honored to have our European host, I don't know if Oliver accepted the term of it. Oliver is here. He's smoking. I smoke. I don't know if he accepted the word European. I hope he will still accept the word European. In any case, we are very honored to have you here from so many countries of Europe. And we have different national situation, but we have similar problems. We have problems very similar. So I hope that you, tomorrow you will have your meeting, but I hope personally, and this is a wish, that you can continue in this research and in this exchange of opinions. I have no possibility, naturally, to influence you what you think to do after, but maybe it would be very nice to have a kind of group of friends, of a group of Florence to continue to exchange opinions, an informal group naturally, to exchange opinions and having as reason, as main reason, the participation of Carlo Rosselli to the War of Spain. So this is a crime of European fascism, as Rosselli, before the Ventotene,
the paper of Ventotene was already in favor of the United States of Europe already in 1935, that means just after becoming to the power of Hitler. He said the reaction to this must be United States of Europe. So I think that we have many, many things in common. Now I continue in Italian, but I can translate if somebody wants. Noi, dopo il 1989, la caduta del muro di Berlino, sembrava che il futuro fosse del socialismo democratico, essendo che il socialismo autoritario, il comunismo, era caduto con il muro di Berlino stesso e con la dissoluzione dell'Unione Sovietica. E invece ci siamo trovati di fronte al crescere di un liberal liberismo, quello che oggi si chiama ordoliberismo, il quale si è avvantaggiato, piuttosto che essere svantaggiato, come sarebbe avvenuto in altri anni, di questa divaricazione delle disuguaglianze. La divaricazione delle disuguaglianze è pericolosa socialmente e anche negativa economicamente, oltre che non ci piace come valore. Ma c'è un paradosso che non abbiamo ancora del tutto affrontato, non abbiamo ancora saputo, cioè in questa situazione si è avvantaggiata più il centrodestra che non la sinistra. A quel punto molti nella sinistra hanno pensato di tenere dietro, di riguadagnare terreno, imitando, andando sul terreno del liberal liberismo. E per carità, spesso i partiti socialisti o di sinistra offrivano personale politico più giovane, più brillante, penso alla vicenda Blair, no? Sì, sì, più giovane e più brillante. Però poi si è visto che cosa? Che inseguire sul loro terreno la destra, il liberal liberismo e i conservatori ha portato ad una situazione non coerente con quello che stava avvenendo sulla globalizzazione. Credo che in buona fede i leader socialisti pensassero che la globalizzazione portava a un miglioramento delle condizioni di vita, di reddito e di potere anche delle classi sociali che tradizionalmente erano della sinistra. Il che non è avvenuto. Non è avvenuto per le delocalizzazioni delle industrie, per la concorrenza al ribasso del costo del lavoro da parte dei paesi in via di sviluppo. Per di più è arrivato un terzo protagonista, ne parlava Matteo prima, molto bene, cioè a dire il sovranismo identitario. Sono arrivate le immigrazioni e proprio la nostra base sociale, quella operaia, quella lavoratrice, ha reagito negativamente. Ci sono situazioni, penso per esempio alla Svizzera, in cui votano un partito socialista i ceti medi ben ispirati, cioè chi ha dei valori positivi di accoglienza, di fraternità, di solidarietà. Ma spesso le classi sociali che ci votavano, penso alla Francia, no? Penso a pezzi di Francia, votano a destra perché ritengono che le loro conquiste siano messe in, o gliel'hanno anche fatto ritenere, non è che ritengono solo, gliel'hanno fatto ritenere, che le loro conquiste vengono messe in crisi proprio dall'immigrazione. E allora se le sinistre, se i partiti socialisti hanno un atteggiamento positivo e di integrazione, allora abbandoniamo questi partiti e votiamo a destra per reazione in questa direzione. Questo è stato un tema comune a tutta l'Europa, fronteggiato meglio o peggio. Paradossalmente siamo stati più, come me lo diceva Matteo, più esposti noi, cioè fra tutto sommato le classi centriste liberali se la sono cavata meglio, penso a Macron. Partito Socialista che faceva la mediazione fra sinistra più estrema e sinistra più riformista, questa mediazione è saltata. Da una parte Mélenchon e da una parte Macron, perché avete visto che in realtà il ministro degli interni, il ministro degli esteri, il ministro della difesa vengono dal Partito Socialista francese. La divisione del lavoro è stata questa: ai socialisti le istituzioni e il rapporto di destra, e invece ai ministri ex goldisti l'economia, Bruno Le Maire. Ma tornando a noi, sono stati più apprezzati loro di noi. Cosa vuol dire questo? Certamente una certa riconquista elettorale è stata fatta da quelle forze politiche che hanno ripreso un ruolo di opposizione. Anche qui penso a Mélenchon, penso a... Però questa ripresa non si è tradotta e non poteva tradursi in vittorie. Per cui sono situazioni in cui riconquisti uno spazio, riconquisti un elettorato, ma non riesce più a esercitare una funzione maggioritaria. Viceversa,
la situazione maggioritaria esercitata a Macron, che il quale si è presentato con un programma o un partito del tutto nuovo. L'unica eccezione in questo quadro, non so se Oliver è tornato, è il Labour Party, dove una ripresa di linguaggio, di pratica e di battaglia socialista non ha significato una minoranza elettorale, ma anzi una minoranza così consistente, per ora sempre una minoranza, ma così consistente da poter credibilmente porsi il problema di essere maggioranza. Ma, eccettuata questa grande eccezione, in generale, saltando la mediazione socialista socialdemocratica fra le due sinistre, Mitterrand è stato bravissimo in questo, fare una mediazione fra le due sinistre, saltando, una sinistra si è recuperata all'opposizione, un'altra parte invece si è ancor più omogenizzata, diciamo così, alla classe dirigente e al governo. E noi dobbiamo cercare di batterci, di riconquistare una situazione diversa, cioè di invertire la tendenza. Può anche darsi che la situazione internazionale ci porti a questo, nel senso che tale è, diciamo, la reazione, gli aspetti negativi della presidenza Trump, che in fondo in Europa una reazione c'è stata. Io spiego anche su... Dobbiamo però proporci un dato, cioè che non so cosa riuscirà a fare, non so cosa saranno capaci di fare, ma certo mettere Macron un rilancio europeo lo cercheranno di fare. E quindi credo che noi, siccome dobbiamo attrezzarci più che a una prospettiva di disintegrazione dell'Europa, a una prospettiva di qualificazione in senso sociale dell'Europa. Questo è il primo punto. Il secondo punto, dobbiamo riprenderci per quello che è possibile le nostre classi elettorali tradizionali. Su questo le idee sono molto scarse. Pensiamo al successo del referendum della Lega in Lombardia e Veneto, credo che sia un altro punto positivo che hanno saputo. Le idee sono, però certo, una cosa, classi dirigenti varie assortite, no? È meno divertente frequentare quartieri, gente emarginata, gente che non ha lavoro, però questo è il lavoro che deve fare la sinistra. O fa questo, non può lasciarlo soltanto alla Chiesa, non può lasciarlo soltanto ad altre cose. E qui c'è certamente un lavoro per una nuova generazione, una nuova. Io penso che la politica di domani deve tenere conto di tutti e tre i fattori. Noi eravamo all'inizio, quando eravamo giovani, un partito comunità, cioè che lavorava insieme e che si conosceva. Poi è arrivata la televisione a rompere il partito comunità, perché dalla televisione potevi parlare direttamente senza bisogno di una conoscenza diretta. Poi è arrivata la rete, che può prescindere anche dalla televisione. Ce la possiamo anche organizzare da soli con tutti i vari social e così via, anche se siamo stati molto contenti oggi di averci la televisione, è un riconoscimento. Io penso che la politica di domani dovrebbe essere composta da una composizione, non so quale, ma fra tutti e tre questi momenti, ma anche il partito comunità, cioè il conoscersi e lavorare insieme, non può essere eliminato del tutto, e voi lo dimostrate, perché sennò non sareste qui. Se no mandereste solamente un'email o qualcosa di questo genere. E questo mi sembra un gran lavoro per per le prospettive dell'indomani, ricostruire momenti di partecipazione politica, e in particolare giovanile. E in particolare, credo, abbiamo sentito, io non sto a riassumere oggi, delle relazioni molto importanti, che mi riportavano ai tempi in cui noi cercavamo, scusate, queste sono cose che non dovrei mai fare, ma quando noi discutevamo il programma del centro-sinistra degli anni 60, pensavamo a 5 anni di riforme, a un processo, a un'aggressione. Invece oggi la politica della giochi è più di uno slogan. Adesso mi sembra di capire che la campagna elettorale in Italia si farà su chi ha danneggiato di più le banche. Se è più colpa della Banca d'Italia, allora ha ragione Renzi. Se invece è più colpa della Banca Etrusca, no, adesso scherzo naturalmente. Ma si è perso questo gusto di avere una visione di come. Io credo che oggi ne sia uscito fuori, quindi noi dovremmo assolutamente, dal punto di vista della politica interna, fare circolare questo materiale, se possibile fare un quaderno Rosselli in fretta e furia, se ce la facciamo. Alcuni materiali sono pronti, chiaramente altri no, ma comunque abbiamo vari modi di farlo circolare e darci quindi, come lo suggeriva anche la Lisa Tonarelli, anche altri appuntamenti. Ma questa questione sociale che noi oggi abbiamo, credo, messo a fuoco così bene,
e anche in termini non scontati, non banali. Non mi sembra che nessuna delle nostre relazioni sia stata oggi qualcosa di già saputo, già banale o di rivissuto. Noi dovremmo in questi mesi assolutamente percorrere questi mesi con un discorso di questo genere. Poi c'è l'aspetto politico, ma questo è in mano nostra, però può essere anche in mano nostra, perché all'indomani della vittoria del no ci sembrò tutti insieme di lanciare un discorso: facciamo una bella costituente aperta, mettiamo. Naturalmente ci spinge. Però non è detto che prima delle elezioni non si possa dire: guardate che se volete i nostri voti. Per piacere, con cortesia, alcune cose fatte. Magari lo faccio il 4 dicembre apposta. No, perché io ho fatto già questa esperienza. Nel 2009 mi sono candidato sindaco contro Renzi e gli portai via quel buon numero di voti per cui lui non poteva essere eletto al primo turno, ma dovrebbe andare al ballottaggio. Solo che non volle trattare contenuti, eccetera, perché tanto sapeva che io non avrei mai potuto dire votate Popolo delle Libertà, perché insomma, mi sarei nascosto in casa naturalmente. E quindi potrei giustamente prescindere da qualsiasi impegno, da qualsiasi rapporto. Però credo che la situazione delle leggi elettorali nazionali non sia quella del sindaco, un po' diversa. Quindi una qualche voce in capitolo, ci sono degli sbarramenti, ci sono tante belle cose, qualche voce in capitolo se si vuole si ha, naturalmente se si ha qualcosa da dire. Ricordo una volta un tormentato attivo socialista in cui un compagno diceva: i comunisti vogliono passare sulle nostre teste, e Codignola gli rispose: sì, se le teste sono vuote, perché se le teste sono piene non ci puoi passare sopra, quindi dipende, ma credo che ci possa essere. E intanto certamente una maturazione di questa tematica credo molto significativa. Pare che io verrò ammesso, ma non è detto, ad alcune riunioni romane in cui in maniera riservata i partiti mettono a confronto i loro programmi, perfino i quindini. È una cosa bellissima. Quindi avrò la possibilità di una verifica, anche da una verifica. Questo nella mia qualità di studioso, perché per fortuna c'è anche quello. E quindi avrò, se questo matura, avrò la possibilità di una verifica, vi racconterò che cosa c'è. Però credo che l'elaborazione programmatica sia cominciata, ma insomma sia anche. Per cui è giusto che alle elezioni si vada da sciavolato. Abolire questa legge, mantenere questa legge, allora che per mantenerla. Sì, però diciamo la verità, non basta. Non basta il no, non basta. Occorre quello che abbiamo cercato di dire oggi: accendere una speranza. E questo si può accendere solo con i programmi, con le analisi, con la volontà di cambiare a fondo. Se la relazione di Veneri aveva un senso, le lacune profonde dell'Italia sono enormi. Avete sentito che il problema è. Questo è per pareggiare il sindacalista che è stato bravissimo. Avete sentito che le lacune della domanda di lavoro, la struttura è alla base di queste difficoltà di intercettare una formazione di forza lavoro qualificata. Viceversa, avete sentito e parlato delle lacune della formazione dell'offerta. Insomma, o si interviene nella struttura della domanda di lavoro e parallelamente nella struttura dell'offerta, oppure si è visto anche dalle cifre il job act, sì, certo, è ovvio che se io sono un'impresa che mi tolgono gli oneri sul lavoro per 3 anni, se prendo uno cercherò di prenderlo, ma poi cercherò anche di liberarmene se poi no. Quindi il tema è come si attrezza. Allora qual è il problema? Lo so che il nostro compagno tedesco, la produttività del lavoro italiano è assolutamente indietro quello tedesco, anche se come al solito è un problema di media, perché è la media italiana. Certe parti dell'Italia sono a livello tedesco e certe parti sono talmente giù che poi la media fa indietro. Però diciamo, dietro questa produttività del lavoro, voi sapete che ci sono le rendite, le
interpretare l'inefficienza del settore pubblico, la mancata informatizzazione, cose di questo genere, tutte lo spreco, tutte cose che possono far parte di un programma serio che però abbia una classe dirigente che sia onesta e credibile, perché il disastro a cui ci stiamo intorno è che i politici, è quello che riceve una multa dal vigile urbano, dice no, come fanno la multa a me mentre perché rubano a Roma, cosa che non ha assolutamente senso, perché se uno sbaglia il senso unico è giusto che abbia, però la reazione della gente è questa, è interazione. E tutto questo appunto come si combatte? Ma con partiti che si aprono, che partecipano, che sono diciamo fortemente e cioè si mettono in gioco. Credo che non so quanto tempo avremo, c'è cioè chi dice che si può andare addirittura a maggio, forse sarebbe meglio, abbiamo un po' di tempo, ma insomma alcune di queste cose le possiamo dire, le possiamo fare, le possiamo anche presentare. Questo almeno mi sembra che possono essere alcune delle conclusioni che possiamo trarre da questa intensa giornata di lavoro. Siccome so che la vostra di domani è altrettanto intensa, vi fermo qui.